E voi vi direte, ma perché questa qua ha bisogno di un campione dell'urine? No, non sono incinta, non, tranquille che di salute sto benissimo. The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Ragazzi, buongiorno e buon lunedì. Scusatemi il riflesso degli occhiali. Oggi è lunedì 21 e niente, io sono a casa, tecnicamente sono a riposo da lavoro, però più tardi vi racconterò un po' di cose perché sono oberata di faccende da fare, di robe da fare, insomma, e quindi devo riordinare subito il letto, devo andare in farmacia. Perché devo prendere due cose. Quindi c'è il flaconcino per il campione delle urine. Ah, e già che ci sono, mi prendo il mio detergente intimo, così almeno sono a posto. Devo andare all'Esselunga perché devo ritirare delle robe in regalo, insomma, più che altro che le faccio per mia mamma, ecco, principalmente. E devo anche ritirare, mi sa, una schiscetta che ci hanno regalato, così almeno ho il mio set di cose per il cibo. E poi voglio anche prendermi su internet una borsina nuova. Utilizzo sempre questa qua, che voi conoscete meglio di me. Questa, adesso ve la faccio vedere, che è quella lì che avevo preso, se non mi sbaglio, tipo o da Casanova, qualcosa con la casa. E volevo prendermi la borsettina proprio su Amazon, però sono indecisa. Fino al 25 farò un vlog al giorno, proprio perché volevo recuperare un po' la settimana scorsa che mi sono persa. E voi vi direte, ma perché questa qua ha bisogno di un campione dell'urine? Perché devo rifare degli esami ulteriori. Vi dico più tardi, poi quando mi vesto e tutto, quando c'ho un buco di tempo, vi dico cosa è successo, perché diciamo che sono successe tante cose all'improvviso, quindi non sono incinta, no. Tranquille che di salute sto benissimo, però è successa una cosa bellissima, quindi insomma, come ben sapete e vi avevo detto anche nell'altro vlog, nell'altro weekly vlog, ma sì, io avevo iniziato settimana scorsa a lavorare, c'è stato un big changement. Allora, io mi sono un attimo sistemata, ovviamente per la questione di congiuntivite, eccetera, eccetera, evito di mettere mascara, cioè in realtà sto uno strappino alla regola e ho messo un filo di matita e basta, anche se non dovrei in teoria toccare i miei occhi in questo momento. Vi parla una che la settimana scorsa ha ripreso a mettere le lenti a contatto e adesso si rimette di nuovo gli occhiali, quindi diciamo che sotto questo punto di vista con me stessa sono molto ipocrita. E niente, insomma, mi sono messa questo qua, che è il correttore di Clio, ed è, io ho l'11 se non mi sbaglio, questo, e un filo, ma proprio un filo di fondotinta, questo qui, della Roche-Posay, della Yves Rocher, scusatemi, Doré 425, ecco. Poi ho fatto un minimo di contouring, un po' di cipria per insomma uniformare il tutto, ho rifatto le sopracciglia velocissimamente, mi sono legata i capelli e ora sono pronta. Ok, mi sono sistemata meglio, mi sono messa questi jeans a vita alta, belli larghi, insomma, sono fatti così, e ho dovuto accorciare praticamente il maglione perché, cioè, ce l'avevo qua, sembrava che fosse un sacco proprio della spazzatura, vabbè, io e le mie descrizioni, ho anche, come si dice, accorciato qua il manico perché mi dà fastidio. Bene, speriamo di non avere troppo freddo, vado perché è tardissimo, io poi mi fermo a parlare con mia madre, mi perdo, eccetera. Ok ragazzi, mi fa piacere non vedere niente perché se guardate io ho gli occhiali appannatissimi, ma vabbè. Passata in farmacia, ho fatto le mie commissioni, ho anche preso un regalino.
Niente, ragazzuoli, allora io sono tornata a casa. Sono riuscita, spero, a fare tutto. Oddio, una macchina si muove? No, non si muove, ottimo. E niente, adesso cioè sono riuscita a fare quello che dovevo fare. Tutte le mie varie commissioni, eccetera, non ho ancora finito perché devo andare all'Estelungari. Adesso mi rimetto tutto questo ambaradam, tra l'altro sporchissimo perché oggi mi sono... Quindi, vabbè, questo poi dopo sarà da buttare. Perché oggi mi sono truccata dopo 200 anni che praticamente non mi truccavo più. Volevo essere un po' carina. E niente, ragazzuoli, questa è la situa. Basta, io ce l'ho fatta. Sono riuscita, aiuto, a fare tutto quello che dovevo fare, più o meno. Quindi devo andarmene. Stanotte non mi si è ricaricato il cellulare. E quindi io l'ho ricaricato in macchina, ma cioè, comunque l'ho usato per il navigatore, perché ormai io sono navigatore dipendente, ma vabbè. Comunque apprezzate il fatto che sto filmando con la videocamera e non con il telefono, sono veramente proud of me di questa cosa. Allora, sono stata all'Esselunga. In realtà, madonna mia raga, che capelli mi devo lavare, cioè ho pure gli occhiali super appannati. Niente, non c'era quello che voleva mia madre, però io nel frattempo ho fatto la Befana. E ho deciso che quest'anno, anche se io detesto la Befana come festività, solo perché lo amo, faccio la calza a Marco. Pranzetto, mangio ovviamente gli gnocchi di ieri sera. Io mangio sempre le stesse cose, devo dire, però questi qua sono gnocchi fatti a casa con patate e spinaci, buonissimi, con burro e salvia. Allora, oddio, ho fatto un po' di faccende, ho rifatto i piatti, in realtà adesso sto facendo andare il robottino di là, ho fatto anche andare di qua, nel frattempo io mi sono vista beautiful e poi penso che dovrò fare anche i pavimenti, quindi dovrei fare anche altre cose al computer, però ho detto faccio adesso un pezzettino di vlog perché se no io non me la cavo più, insomma. Praticamente adesso alle 2, che era? Sì, è da 10 minuti che dovrebbe essere uscito un video per voi. Comunque sia, volevo parlarvi di questo argomento perché in realtà sto ricevendo tantissime, ma veramente tantissime domande in privato. Io diciamo che non mi sono quasi mai esposta, insomma, però volevo raccontarvi un pochettino la mia esperienza su come in generale cercare lavoro, ok? Su come è stata un po' la mia esperienza. Non andrò proprio sullo specifico, su chi mi ha contattata, chi ho contattato io, eccetera. Non ce la caveremo più. Vi racconto un po' l'iter da quando mi sono laureata. Mi sono laureata il 18 di novembre, se non mi sbaglio un mercoledì. Il 22, che era domenica, ho iniziato a mandare curriculum a manetta quella domenica. In quel weekend lì, dal 18 al 22, ho sistemato, che era un venerdì 18, il 19 di novembre, ho sistemato l'iscrizione, insomma, all'OPI. Niente, praticamente, appunto, dovete andare sul sito, vi dovete registrare perché loro ovviamente vi immatricolano, diciamo così, e riceverete la vostra matricola. E con questo voi appunto potrete iniziare a lavorare. Quindi ho fatto questa cosa qui, ho dovuto sistemare il curriculum, ci ho impiegato veramente, due giorni a farlo, una cosa del genere. Però due giorni nel senso full, che mi sono messa lì al computer a cercare di sistemare tutto. Ho iniziato a fare i miei vari colloqui. Mi sono ritrovata poi a un certo punto ad un bivio in cui non sapevo se andare a destra o a sinistra, ma né una né l'altra opzione mi piacevano. Tutto questo nel frattempo passavano i giorni, ovviamente, finché poi ho avuto la chiamata illuminante, e al che ho preso subito il gommone di salvataggio e sono andata lì a parare direttamente. Per l'assunzione è un po' lunga la procedura, perché cioè lunga, si fa tendenzialmente la visita dalla medicina del lavoro, si fanno gli esami del sangue, esami delle urine, si firma il contratto, ovviamente anche lì inespertissima sui contratti, cioè capite che da neolaureata in generale, a parte lavori sporadici, io non ho mai lavorato a contratto con una roba che voi andate lì a firmare. Ok, scusatemi, ho dovuto un attimo stoppare perché avevo il robottino troppo vicino. Già adesso sentite il rumore, ma prima era ancora molto più vicino. Onestamente mi sono affidata anche ad agenzie, però se devo essere sincera, diciamo che l'assunzione diretta è sempre quella migliore. Cos'è successo? Perché io comunque sia nel precedente weekly vlog vi ho lasciato un po' appesi, devo essere sincera, perché non mi aspettavo che la mia vita cambiasse ulteriormente. Praticamente sono stata presa dove volevo lavorare sin dall'inizio, a prescindere dalla libera professione, perché a me piacerebbe in un futuro andare a lavorare con Jennifer. Jennifer è un'infermiera che appunto ha iniziato, sarà da un annetto che forse Jenny lavora qua a Milano, vero? Un annetto, sì. Però io comunque sia, prima di andare a lavorare con lei, volevo farmi un'esperienza in reparto. Principalmente era questo il mio cruccio, perché volevo acquisire un po' più di manualità, anche se la libera professione diciamo che mi attira parecchio. Io ho sempre detto, io in ospedale ci lavorerei qualora
lavorassi in un ambito pediatrico. È l'ambiente proprio più affine al mio. Io ho fatto un tirocinio durante l'università, appunto in pediatria. Essendo così affine all'area pediatrica, mi sento, tra virgolette, diciamo così, a casa, mi sento più sicura, nonostante sia un ambiente comunque lavorativamente parlando molto, ma molto difficile. Cioè, a me è sempre piaciuto questo ambiente, quindi non ho mai nascosto, insomma, questo mio amore in generale per l'area pediatrica. Posso dirvi solamente che sono non contenta, ma di più. E penso che si debba anche seguire un po' l'istinto, no? E diciamo che l'istinto mi ha sempre attirata verso l'area pediatrica, in un contesto ospedaliero, al di fuori della libera professione, al di fuori del territorio. E a me piacerebbe in un futuro traslare l'area pediatrica anche sul territorio. Queste sono idee che, insomma, mi balenano in testa. Sono un attimo sballottata, inizierò a lavorare da un'altra parte, no? Ho deciso di godermi, insomma, questo periodo qui con la mia famiglia, anche perché sarà l'ultimo Natale che comunque passerò qua a casa, perché come appunto vi avevo anche già anticipato sia su Instagram ma anche penso in qualche vlog precedente, che comunque sia io mi trasferisco e vado a convivere. Per adesso conviveremo nella stessa casa dove voi avete un pochettino già intravisto, insomma, però tendenzialmente il progetto sarebbe di cambiarlo. Però la collaborazione con Dyson la vogliamo, questo è il succo della questione. No, scherzo, a parte gli scherzi, veramente. Diciamo che queste sono state un po' le mie novità, e vi ho raccontato veramente a grandi linee un po' tutto il mio iter della ricerca del lavoro, che molti si pensano, vabbè, ma tanto sei infermiera, trovi lavoro dopo 2 secondi. Sì, è vero, trovi lavoro dopo 2 secondi, è verissimo. Cioè, su questo io mi sento davvero fortunata e grata, ma comunque sia io penso che non ci si debba sempre buttare nella prima cosa e rimanere lì fissi, ma che si debba sempre avere un attimo un occhio aperto a 300, un occhio, due occhi, perché ne abbiamo due, aperti a 360 gradi, guardarsi un attimo intorno. Olè, io ho finito di allenarmi, in realtà ho fatto 10 minuti di allenamento. Tra l'altro, cioè, io quando mi alleno utilizzo queste cuffiette qua, che non mette a fuoco. Beh, insomma, sono queste cuffiette che, niente, ritrovate qua dentro. Sono queste qua con il magnete fatte così. Io in realtà appunto utilizzo queste per allenarmi perché hanno il gommino, a differenza delle AirPods. Però in realtà queste qua le metto sempre, proprio, cioè ce l'ho sempre sempre sempre, ma per allenarmi, dato che salto, faccio, utilizzo queste qua che sono di mio papà, e le aveva prese ma non gli piacevano, quindi si è preso un altro modello e niente, me le ha sbolognate. Già che ci sono, volevo anche concludere il vlog, perché penso, insomma, di finirla, anche perché non farò nient'altro. Cioè, in realtà oggi pomeriggio ho fatto un po' di robe al computer, devo anche montare questo video per voi, e ho comprato alcune cose, insomma, e sono tornata a casa, mi sono messa al telefono con una mia amica, e quindi niente, poi ho deciso di allenarmi, perciò non è che abbia fatto chissà quanto in generale. Perciò ora mi farò una doccina, poi mangio, poi ho deciso che mi leggo un pochettino un libro che ho, insomma, dell'area pediatrica, ecco, quindi stasera lettura leggera, per dire. E niente, dai, noi ci rivediamo domani. Peace.